Traffico limitato ancora una volta nel centro cittadino di Venafro a causa delle polveri inquinanti. Un nuovo decreto è stato emanato per deviare i mezzi pesanti. L'amministrazione comunale di Isernia sta provvedendo a mettere in sicurezza strade, alberi e fognature messi in ginocchio dal maltempo della settimana scorsa. Il Molise e tutto il meridione d'Italia hanno bisogno di forti investimenti pubblici per risollevarsi dal punto di vista economico, sociale ed occupazionale. Giornata della legalità oggi a Castel Guidone nell'Alto Vastese, si parlerà invece di accoglienza nel pomeriggio a Ururi, la Tosca in serata a Venafro. Buon pomeriggio a tutti. Sono gravi le condizioni di due automobilisti ricoverati all'ospedale veneziale di Isernia. In codice giallo invece una terza persona di 65 anni. I tre feriti sono rimasti coinvolti in un incidente frontale fra due automobili in piena notte sulla statale 17 nelle vicinanze dello svincolo per Pettoranello. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri ed ANAS. I dati riguardanti l'inquinamento della piana di Venafro, attualmente monitorata, ha portato il governo della regione ad emanare un decreto col quale si limita il traffico dei mezzi pesanti nel centro cittadino. Vediamo. Quello dell'inquinamento ambientale è un tema sicuramente attuale e riguarda gran parte dei luoghi, soprattutto quelli vicini alle zone industriali. Tra queste la piana di Venafro, interessata da diverse attività produttive e dal traffico intenso prodotto, oltre che da chi intende spostarsi dal Molise verso Napoli e Roma, anche da chi si collega dalle zone adriatiche a quelle tirreniche. Nella questione del traffico e della produzione di un notevole inquinamento ambientale rientra la percorribilità all'interno della città di Venafro, che finora è stata permessa alla molteplicità dei mezzi, anche a quelli pesanti. Così oggi, che l'intera zona è monitorata e che presenta dati abbastanza allarmanti, il Presidente della Regione Donato Toma, sollecitato anche dall'opinione pubblica e da vari comitati ed associazioni, ha deciso di provvedere attraverso un suo decreto alla limitazione del traffico all'interno della città. Limitazione destinata ai mezzi pesanti, i veicoli per intenderci, di massa a pieno carico superiore alle 6,5 tonnellate. Il provvedimento avrà validità per un periodo di 6 mesi, un arco temporale ritenuto adeguato per valutare i risultati sia della limitazione che della continuità del monitoraggio dell'intera zona, centro città compreso. Il decreto, nello specifico, prevede che in corrispondenza dell'intersezione tra la strada statale 85 e la strada statale 6, al quadrivio di via Colonna Giulia e Corso Campano, l'istituzione del transito vietato ai veicoli di massa superiore appunto a 6,5 tonnellate in ingresso in Molise dalla statale 6 DIR con direzione Isernia, Campobasso, Castel di Sangro, ad eccezione degli autobus di linea. Il percorso per i veicoli è il seguente: obbligo di svolta a destra e instradamento lungo la statale 85 in direzione di Sesto Campano, percorrenza della statale 85 fino al chilometro 15 più 900 metri ed instradamento sulla statale 85 in direzione Isernia, Campobasso, Castel di Sangro, percorrenza della statale 85 variante fino al chilometro 8 più 550 metri ed instradamento sempre lungo la statale 85 variante in direzione di Isernia, Campobasso, Castel di Sangro. Intanto nel centro storico di Venafro, al quadrivio di Colonna Giulia e Corso Campano, è previsto l'obbligo di svolta a sinistra per tali veicoli provenienti dalla direzione Napoli-Sesto Campano, in transito su Corso Campano, sempre però ad eccezione degli autobus di linea. Chiedevano soldi in beneficenza spacciandosi per invalidi e falsi volontari di associazioni inesistenti. Gli agenti di polizia di Vasto hanno identificato nella città abruzzese 4 giovani di nazionalità rumena e senza fissa dimora per tentata truffa in concorso. I passanti venivano fermati nel centro storico della città per le elargizioni di denaro.
Il centro di Isernia e le borgate hanno subito almeno 50.000 euro di danni provocati dalle piogge torrenziali della settimana scorsa, richieste di risarcimento da parte dei residenti. Molti i danni causati dal nubifragio di venerdì scorso. L'assessore Domenico Chiacchi ci fa un pochino il bilancio. Sì, insomma, abbiamo avuto un po' di problemi per questa bomba d'acqua che è arrivata sulla città. Abbiamo contabilizzato i danni, sono all'incirca 50.000 euro. Abbiamo avuto problemi su una contrada Paradiso, sulla contrada Paradiso perché praticamente una strada è stata letteralmente distrutta dalla portata dell'acqua e caduta degli alberi sulla città, sono caduti almeno 9 alberi, più quelle delle borgate, insomma arriviamo a una ventina di alberi che sono stati buttati giù dal vento. Abbiamo avuto allagamenti su varie zone della città e tutti i tombini che poi si sono alzati per la portata dell'acqua, delle fogne, e diciamo che alla fine fortunatamente non c'è stato nessun ferito perché a Isernia è caduto un albero proprio su due macchine, ma fortunatamente non c'era nessuno a bordo. E noi insomma, in 4 ore abbiamo messo in sicurezza tutta la città con le ditte che gestiscono la manutenzione della città, sia per il verde, quindi per quanto riguarda la cura degli alberi, sia per la manutenzione delle strade. E quindi diciamo danni gravi non se ne sono avuti, però insomma il bilancio comunque è stato abbastanza alto. In molti scantinati l'acqua ha raggiunto quasi un metro e i danni sono stati notevoli. Questa gente a chi si deve rivolgere? Ma quando succedono queste calamità, purtroppo il comune non è che è responsabile di quello poi che è successo. Diciamo che sulla città sono caduti 10 centimetri di pioggia in un giro di meno di un'ora, quindi la portata dell'acqua era elevatissima. Si è temuto un po' per il fiume che attraversa le piane, però diciamo che ha resistito, quindi fortunatamente, ripeto, non c'è stato nessun danno grave per quanto riguarda la città di Isernia. Convivere con l'orso bruno marsicano è possibile con la tolleranza e la collaborazione. Da diversi mesi alcuni esemplari di questo mammifero provenienti dal vicino parco nazionale sono attirati nelle campagne della Valle del Volturno dagli alberi di frutta. I carabinieri forestali sono impegnati a garantire la sua salvaguardia e la pacifica convivenza con la popolazione. L'orso bruno è un animale raro, ne rimangono appena una sessantina di esemplari ed è a grave rischio di estinzione. L'animale è quindi protetto dalla normativa ambientale nazionale e comunitaria. Crescono di numero i cinghiali, arrivando pericolosamente sempre più ad avvicinarsi alle periferie dei centri abitati, la testimonianza di un cittadino. C'è molta preoccupazione nei cittadini di alcune zone del Molise a causa della sempre più massiccia presenza di cinghiali che dalle campagne in perenne ricerca di cibo si stanno spostando anche nei paesi e nelle città. Per ora sono interessate le più prossime periferie che vengono visitate quasi ogni notte, creando non pochi danni nei giardini delle abitazioni e procurando molti timori per qualche possibile incontro. Un danno che è rappresentato anche dalla limitazione della libertà, come testimonia un cittadino di Campobasso, Benito Grieco, che abita nella contrada San Vito, a poche centinaia di metri da Piazza Venezia e che ormai viene svegliato ogni notte dai grugniti provenienti da un grosso esemplare di ungulato che scava costantemente nel suo giardino alla ricerca di radici commestibili. Benito Grieco, allora, la sorpresa di trovare i cinghiali qui dentro casa. Ecco, a me la cosa che più mi ha preoccupata proprio dopo tutto quello che hai detto, la verità, è che pure questi stanno arrivando nelle abitazioni. Noi abbiamo avuto questa bestia, che era una bestia veramente, vicino alla porta d'ingresso. Benedetti disse: un bambino esce, perché era già un po' buio, esce, si trova quella bestia là. Io non so che reazione può avere quella bestia.
È un pericolo, bisogna fare qualcosa per allontanare, ridurre, questi qua ce ne sono troppi nel lago. E aumentano ancora di più, perché ogni scrofa di quella là può fare 3 volte all'anno e ogni 7-8 alla volta. Ma, quindi l'assessore deve capire che è diventato un pericolo per la gente questa cosa. E bisogna ridurre ma di parecchio la quantità di queste bestie. Se non sono capace loro di fare queste cose, facciamo fare qualcun altro. Poi la cosa che mi nervosisce, che se io ammazzo quella bestia là, c'è la subito la multa pronta. Se quello mi ammazza a me o mi ammazza un bambino, non succede niente. Questa la gente, voglio far capire alla gente che questa bestia è diventata un pericolo per le persone, per l'igiene. C'è una potenza che hanno fatto delle fosse, io non lo so. Là è stato un po' rimesso a posto quello, il danno che ha combinato. Ma c'è delle buche però. Ieri sera è tornato un'altra volta. Poi si è fatto il giro, stamattina un'altra volta. Ma io non posso stare a guardare là. Ma se mi viene un tipo, dite quel giro un po', ma che devo fare? Limita la libertà delle persone. Questa perché non ne vede. Poi per quanto riguarda gli animalisti, devono imparare l'animale cattivo e l'animale buono. Perciò assessore, datti da fare, se no vado altrove. Lo presento alla Repubblica, guarda, noi non siamo più tranquilli nella nostra città. Giornata della legalità, quella di oggi a Castel Guidone, piccolo centro abruzzese che si affaccia sulla vallata del fiume Trigno. Riflessioni promosse dalla scuola di formazione Paolo Borsellino e dalla Caritas. L'intervento nel pomeriggio alle 16.30 del magistrato Caterina Chinnici, figlia del giudice Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia il 29 luglio del 1983 a Palermo. Il Lions Club Tifernus organizza la raccolta fondi denominata Termoli da Mare. Nelle precedenti 3 edizioni è stata devoluta la somma di circa 30.000 euro. La serata di solidarietà ci sarà domani sera a partire dalle ore 19 nel piazzale della sede della Misericordia in via Biferno a Termoli. Il sud dell'Italia ha necessità di forti risorse pubbliche per ridare slancio alla crescita economica ed occupazionale. PD e Movimento 5 Stelle proseguono le consultazioni nazionali, ma la strada per un nuovo governo è ancora lunga. Maria Teresa D'Achille, esponente di spicco del Partito Democratico in regione, anche segretaria del partito qui a Isernia. Sta nascendo il governo giallorosso. Come nasce e quali sono le prospettive? In questo momento questa soluzione sia quella la migliore possibile e confido in questa classe dirigente che sta trattando tutte le possibilità per questo nuovo governo, che io credo e mi auguro che vedrà la luce nel giro di pochi giorni, con una bella squadra, perché c'è bisogno di governare l'Italia e governare i territori. Il nostro Molise cosa guadagnerà? Ma io mi auguro che ci sia più attenzione per le regioni del Mezzogiorno, per le regioni come il Molise, perché c'è un momento di difficoltà dal punto di vista economico e anche infrastrutturale, e quindi si deve ripartire da questo. Quindi chiedere al nuovo governo, a chi saranno gli interpreti di questo nuovo governo, di rilanciare, ecco, queste regioni come il Molise, perché gli strumenti ci sono, ci vogliono degli investimenti massicci, direi, ma soprattutto quelli pubblici prima che quelli privati. Ci vogliono gli investimenti pubblici per far ripartire l'Italia, le opere pubbliche, infrastrutture materiali e immateriali l'economia del sapere. Se nasce questo nuovo governo nazionale, il governo regionale in qualche modo è più debole? Ma la debolezza di un governo regionale dipende poi da protagonisti che oggi governano questo governo regionale, non dipende tanto dal livello nazionale. La verità è che il centrodestra già in un anno e più, insomma, diciamo,
è poco combatto, insomma, si dimostra già diviso, molto diviso, sia sull'organigramma, perché ci sono varie contestazioni, vari dissidenti, e anche sui contenuti. Certo, io di risultati ne vedo poco o niente. Mi auguro quindi una forte scossa, un forte sollecito da quello nazionale, che possa dare, imprimere anche su quello regionale, perché il Molise è a rischio proprio della sua esistenza, insomma, è un momento molto difficile. I piccoli comuni del Welcome per una comunità accogliente ad esclusione zero. L'evento in programma oggi ad Oruri dalle 16 alle 18 nei locali del Caffè Letterario. Iniziativa nata per confrontarsi con diverse possibilità di valorizzazione del territorio da un punto di vista culturale, sociale ed economico. Dopo una lunga estate rovente con il controesodo, si concludono le vacanze per 7 italiani su 10. Dopo quest'ultima settimana di agosto rientrerà nella normalità il traffico sulle principali arterie stradali. Un bilancio tutto sommato positivo per il turismo lungo la costa adriatica per questa estate che volge ormai al termine. Secondo le indagini di Istat e della Coldiretti, con il controesodo di fine agosto, spinto dal maltempo e dal rientro al lavoro, si concludono le vacanze per più di 7 italiani su 10. A pesare sulle vacanze è stata quest'anno un'estate segnata da temperature elevate che la collocano tra le più calde dal 1800. Nel complesso emerge che più di un italiano su 5 ha previsto una durata della vacanza compresa tra 1 e 2 settimane e un 3% addirittura di un mese intero. Nonostante la crisi e la disoccupazione, la spesa media destinata agli italiani è stata di 779 euro per persona, in aumento del 5% rispetto allo scorso anno. Un terzo degli italiani è restato comunque al di sotto dei 500 euro di spesa, il 42% tra i 500 e i 1000 euro e il 18% tra i 1000 e i 2000 euro, mentre percentuali più ridotte supereranno questo limite. Nel complesso i movimenti ci sono stati anche all'interno delle regioni. In Molise infatti le persone che non hanno lasciato la città per raggiungere le spiagge nella maggior parte dei casi si sono trasferite soprattutto nella settimana precedente successiva al Ferragosto nelle case di campagna e di paese per godere di aria pura e sagre a tema. Ricordiamo che la regione Molise questo anno ha investito molto sul turismo e sulla riscoperta della gastronomia, pertanto è stato molto più incentivante per le persone prendere parte alle manifestazioni del posto. Per quanto riguarda il traffico, da domenica la situazione dovrebbe tornare alla normalità e con l'inizio di settembre volgeranno al termine anche le lunghe code. Corteo storico della Bolla e l'apertura della Porta Santa oggi pomeriggio all'Aquila in occasione delle celebrazioni della perdonanza celestiniana, l'indulgenza plenaria perpetua che Papa Celestino V istituì il 29 agosto 1294. Con la perdonanza celestiniana l'indulgenza veniva concessa in forma gratuita anche a poveri e diseredati. Per l'occasione odierna anche una delegazione del Comune di Isernia presente alle manifestazioni storiche. Tra chiusure e riaperture si sono creati importanti problemi per la raccolta del sangue, problemi evidenziati dall'Avis di Venafro che ha rivolto un appello ai donatori. Quando chiudono, seppur temporaneamente, i centri trasfusionali delle strutture pubbliche, succede sempre che si arriva a toccare una preoccupante emergenza nella raccolta del sangue. È accaduto nei territori di Isernia e Venafro, dove si è molto ridotta negli ultimi mesi la raccolta del sangue, soprattutto a causa dei donatori che non trovavano più disponibili i luoghi per la raccolta. A tal riguardo registriamo positivamente l'appello rivolto dall'Avis di Venafro, che ha sottolineato lo stato di emergenza e rivolto un appello a reperire il sangue, rivolto sia ai vecchi donatori che ai nuovi, ricordando loro che il sangue centrale è necessario per la tutela della salute e per salvare vite umane.
In questo momento c'è una carenza e c'è un'emergenza a livello regionale. Per fortuna l'appello che è stato lanciato ieri è stato raccolto dai nostri donatori e da nuovi donatori che sono venuti questa mattina a dare il sangue. È importante venire a dare il sangue perché ogni sacca di sangue che noi doniamo salviamo una vita. Rischiamo ogni giorno, se non abbiamo sangue, di dover bloccare sale operatorie o comunque creiamo un danno a chi ha bisogno di sangue. Quindi un appello a tutti, venite a donare, soprattutto i giovani, sensibilizzare le famiglie a mandare i ragazzi a donare il sangue. La cosa importante è che ci sia una maggiore costanza nelle donazioni, soprattutto abbiamo bisogno di giovani che vengono a donare. È importante anche per la prevenzione, perché venendo a donare si fa prevenzione continua, quindi siamo controllati e facciamo del bene agli altri. Quindi l'importante è venire assolutamente, cerchiamo di sensibilizzare il più possibile. Chi sta bene, chi sta in età per poterlo fare, venga. Perché donare non è altro che aiutare gli altri. Io ho appena donato, è andato benissimo, non mi sento per niente male oppure strano o giramenti di testa, niente. È una cosa giusta, una cosa civile. Se vogliamo può essere anche una cosa, se vogliamo pensare essere un poco egoisti, dobbiamo sempre pensare che un giorno o un altro questo sangue potrebbe servire anche a noi. Io penso che sia giusto che tutti quanti debbano fare una cosa del genere. Il fatto di donare ti fa sentire proprio bene, è come se stessi in pace con il mondo e con il resto della popolazione. L'Associazione Diabetici del Basso Molise e Ascensia organizzano sabato 31 a Termoli la prima edizione del meeting interregionale Diabetlon nel Borgo. L'associazione è nata per migliorare la qualità della vita delle persone diabetiche attraverso il movimento. In serata la conferenza di presentazione della manifestazione termolese. E cambiamo ancora argomento, realizzare interventi integrati in alcune aree sensibili come quelle degli anziani, disabili e dipendenze. Questo è l'obiettivo del prossimo piano sociale regionale 2020-2022. Dirigenti regionali, rappresentanti degli ambiti territoriali sociali dall'azienda sanitaria e dall'ANCI. Le azioni contenute mirano a definire le prestazioni e le modalità di finanziamento e si basano sulla fotografia sociale del Molise che si sostanzia in un considerevole calo demografico della popolazione, invecchiamento, elevate esigenze assistenziali, scarsa presenza di servizi sanitari territoriali, problematicità per minori e famiglie, povertà e presenza di immigrati stranieri. Le basi della pianificazione sociale sono costituite dalla sostenibilità del welfare di accesso, responsabilità familiare, tutela dei minori, sostegno a domicilio, dei livelli di autonomia delle persone anziane e disabili, contrasto alla povertà. Nel piano sociale l'obiettivo finale è quello di realizzare interventi integrati in alcune aree sensibili come quelle degli anziani, disabili e dipendenze. Alla Villa Comunale di Venafro questa sera l'opera La Tosca a Civitanova del Sannio, primo giorno della festività di San Felice con fiaccolata dalle ore 21. Infine cabaret e musica in piazzetta Carfagna, Capracotta. Sono stati riaperti i termini di scadenza per le richieste di rimborso delle spese di trasporto scolastico per la scuola dell'infanzia al comune di Isernia. La nuova scadenza è stata fissata al 21 settembre. Sono ammessi ai benefici le persone il cui indicatore economico sia pari o inferiore a 15.000 euro. E passiamo adesso alle previsioni del tempo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Per vederci chiaro, Ottica Desiato, in via Estonia 41A a San Salvo e via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. C
Cielo poco nuvoloso nella prima parte di oggi sul Molise, dalla sera parziali schiarite. Le temperature sono previste tra i 21 gradi di Campobasso e la massima di 31 ad Isernia. Ventilazione meridionale, calmo il mare Adriatico. Domattina generalmente soleggiato sulla regione, deboli corpi nuvolosi all'interno, valori atmosferici in leggera flessione, venti di direzione variabile. Siamo adesso alla pagina sportiva. Questa mattina a Palazzo San Giorgio a Campobasso l'assessore comunale allo sport Luca Praetano e il presidente della società Città di Campobasso Raffaele De Francesco hanno firmato ufficialmente la convenzione per la gestione dello stadio di Contrada Selvapiana tra l'amministrazione comunale e il club calcistico rossoblù del capoluogo, che si prepara alla prossima stagione ancora in Serie D. L'ex portiere del CUS Molise Antonio Madonna è pronto a difendere i pali dello Sporting Campobasso del tecnico giarrusso nel campionato di Serie C1 di calcio a 5 regionale. Madonna vanta 11 campionati di Serie C, 3 stagioni in B e un campionato in Serie A con la maglia del CUS Molise. Tra i suoi successi anche 2 Coppe Italia e un campionato di Serie C2. E restiamo ancora in casa CUS Molise. Nicola Delisio, il nuovo team manager del quintetto di calcio a 5, pronto per ripartire nella nuova avventura in A2 maschile per la salvezza nella serie superiore. L'organizzazione societaria sarà fondamentale, bisognerà partire da una base solida sulla quale costruire al meglio la stagione. In chiusura, le bocce a 1000 metri è stata l'iniziativa promossa a Santa Maria di Monteverde tra Vinchiaturo e Mirabello, una kermesse sportiva disputata su campi da gioco allestiti sull'erba. Per il secondo anno consecutivo, ha affermato il presidente regionale della Federbocce, Angelo Spina, abbiamo portato questo sport a Santa Maria di Monteverde per una manifestazione promozionale della disciplina boccistica. E con questa notizia è tutto, grazie per essere rimasti con noi. Arrivederci.